Allora, se ci accomodiamo un attimo, così iniziamo, perché già comunque siamo leggermente in ritardo, come la norma vuole. Il ritardo di mezz'ora, ma è scientificamente provato. Allora, questo è il secondo incontro che facciamo su questa materia della certificazione energetica, dopo quello che abbiamo fatto il 18, se non vado errato. Si è sventato, abbiamo visto il 25, questo qua abbiamo sventato al 30 ad oggi, per avere comunque la presenza del notario Pastore, che ringrazio, presidente dell'ordine dei notari della Regione Emilia, che l'altra volta, devo dire, è stato molto apprezzato, almeno a detta dei colleghi, il suo intervento, per cui e si è ritenuto importante la sua presenza, per cui quindi abbiamo volentieri sfruttato la data del 25. E questo è un seminario diciamo informativo e tecnico sul secondo decreto di attuazione del decreto legislativo 192, in attesa del terzo, che dovrebbero decretare effettivamente quali sono i certificatori e le qualità dei certificatori, dei tecnici certificatori. Per cui, in attesa di questo, e in attesa che le regioni, proprio, e quindi la regione Campania, che comunque non ha ancora messo mano a questa cosa, faccia i suoi passi, e quindi potremmo poi organizzare i corsi, proprio i corsi veri e propri, per poter abilitare i geometri a fare la certificazione. Intanto però queste linee sono uscite a livello nazionale, e quindi comunque noi abbiamo l'obbligo di adeguarci, quindi per cui ringrazio innanzitutto anche lo staff dell'ANA, l'ingegnere Annunzio, l'ingegnere Guarì e tutti gli altri collaboratori per la loro, come dire, sempre, l'ho detto pure sabato, ma comunque la loro sempre velocità nel recepire ogni minima novità e normativa, e nel riuscire insieme a loro a organizzare incontri come questo nel più breve tempo possibile, insomma. Quindi comunque un plauso all'ingegnere Annunzio e a tutto il suo staff, e consentitemi di ringraziare pure oggi, perché per la seconda volta dovevo trasmettere, se tecnicamente va tutto bene, stiamo trasmettendo in diretta questo evento, lo trasmettiamo sul nostro sito in diretta, come così sarà trasmesso, e potete vedere il convegno che facciamo sabato sulla presentazione delle DGPS. Anche lì, insomma, credo sia stato un bel evento. E quindi devo ringraziare il nostro webmaster, l'architetto Minucci, e Pasquale De Guglielmo, che si sono dedicati sia per sabato che per oggi per fare questa cosa. E l'ultimo, devo ringraziare la segretaria, la nostra, perché oggi ho potuto aspettare tutto per notare, sapendo di avere disponibile sempre la signora Manucci, per la sua disponibilità, nel senso che non è la giornata di, come sapete, martedì e giovedì sono i pomeriggi che lei lavora, però sapendo della sua disponibilità ho accusato, e per cui è giusto ricordarla e ringraziarla per questo. Detto questi avvisi, vi posso dire che altro avviso che comunque di carattere tecnico è importante, è definire il piano casa. Hanno fatto delle modifiche, ce l'hanno pure mandato, abbiamo già pubblicato sul sito, non è ancora definitivo, loro pensano di poterlo fare in questi giorni, forse ora, dicevo, il 30 settembre, proprio che stanno in consiglio regionale per approvare, però staremo a vedere quello che succederà. Anche quest'anno stiamo organizzando un'escursione alla SAI di Bologna, Salone Internazionale dell'Edilizia. Con quest'anno, con la domenica, stiamo lottando per avere la possibilità di accedere alla Sala Rossa di L'Aquila per andare a visitare i cantieri post sisma, in particolare gli isolatori sismici e tutte queste tecniche nuove che stanno utilizzando in quel così famigerato. Quindi comunque sarebbe una bella esperienza andarle a visitare e vedere. Stiamo cercando di avere proprio questo
siamo al 95%, non ci dovrebbero essere problemi in questo senso. Però sai, abbiamo sempre a che fare con la protezione civile, con tutta una serie di cose, quindi comunque dovremmo riuscirci e dovrebbe essere una bella cosa. Quindi chi ha intenzione di fare questa esperienza si può tranquillamente segnare in segreteria. Questa era la notizia più importante che ricordo. Poi tranquillamente voglio dire, durante questo incontro credo di poter dire in nome del notaio che se ci sono domande, non ci sono domande per le quali bisogna dire ma io avrei qualche la voglio fare, quello di qualche cosa, non c'è questo problema. Alla fine dell'incontro tranquillamente si può fare il dibattito per eventuali legislazioni su tutta quella che è la materia. Quindi a questo punto passo la parola forse all'ingegnere Annunzio, che vuole fare qualche breve, poi passiamo al notario. Grazie. Grazie per la vostra presenza. Prima di passare molto rapidamente alla presentazione del notario, che sarà puntuale riguardo alle problematiche, io volevo fare però prima una domanda alla platea. Cioè, qua, per quali di voi è ben chiaro la problematica relativa alla certificazione energetica? Allora, invertiamo, per quante persone è importante questo appuntamento oggi pomeriggio? È ovvio che siete qui, però per dissipare dubbi e problematiche, questo per confortare il notario che la materia ha capito. Per non darlo a voi. No, assolutamente. Quindi io mi esorto, adesso voi sentite, perché io ho già avuto modo di apprezzare il notario nel seminario scorso, sintetico, preciso e puntuale. Però io vi esorto anche a fare mente locale per eventuali domande, cioè non ve le consertate, perché io ho sentito la volta scorsa parlando con alcuni professionisti e ho detto fatto male non fare la domanda al notario lì, perché ti avrebbe dato una risposta che avrebbe chiarito ogni tipo di... Quindi approfittate per fare mente locale, se ci avete anche delle domande che voi ritenete banali, perché semplicemente... Cioè, la domanda più semplice è, ma bisogna fare o non bisogna fare questo tipo di adempimento? Cioè, se alla fine della conversazione non dovesse risultare chiaro questo, non esitate a porre questo tipo di quesito. Ovviamente la risposta sarà quella del notaio, che è la persona oggi, voglio dire, effettivamente autorevole da questo punto di vista. Perché l'obiettivo di questo pomeriggio non è quello di capire come si vanno a mettere i numeri. Dopo ci sarà una piccola battuta di carattere tecnico, ma che durerà veramente 30 secondi per dirvi dov'è che dovete andare a guardare dal punto di vista della problematica. Con il Presidente abbiamo già preso accordi per fare poi un paio di incontri di tipo tecnico, per cui faremo un ABC, cioè preso un fabbricato con queste caratteristiche, fisicamente che cosa bisogna fare per arrivare a ottenere questo tipo di documentazione. Però quello sarà oggetto di una sessione tecnica, dove non parleremo di materia di commerciabilità, merito dovuto alle leggi. Quindi oggi è la giornata per poter approfittare di questa informazione da parte di una personalità autorevole. Quindi è il momento per cui io vi suggerisco di approfittare professionalmente di questo tipo di disponibilità. Grazie e buon lavoro. Penso di passare la parola al notaio e aggiungere solo che il notaio già gentilmente ci ha fornito un po' di materiale sulla materia, insomma, dove ci stanno alcune notizie importanti. Provvederemo pure questo a mettere subito nel sito e poter distribuire a tutti, perché comunque poi manderà un file e quindi evitiamo di fare copie, cioè ognuno poi lo scaricherà tranquillamente da casa, dal nostro sito. E da quello di Telegram, giusto? Ok, e niente, a questo punto passiamo alla parola al notario, quindi non esitate a qualsiasi tipo di domanda e anche eventualmente a interrompere momentaneamente, perché penso che non ci siano questi tipi di problemi, anzi il notario è estremamente, come dite, capace, disponibile. E disponibile in questo, insomma, l'ha visto l'altra volta, quindi molto, e poi è veramente un piacere ascoltarlo. Ok, quindi passo la parola a lui che possa iniziare questa excursus normativo. Io la metto qua perché avete visto da più, e poi cercherò anche di alzare la luce eventualmente. Non lo so.
Ma io cercherò anche di alzare la voce, ma preferisco non tenere in mano il microfono perché mi impaccia. E allora io innanzitutto ringrazio dell'invito, e forse l'altra volta non l'ho fatto un granché perché non era chiaro come portare avanti il discorso, e quindi forse c'è stata questa mia manchevolezza. Tra l'altro questa forma di collaborazione tra discipline, tra il notariato e i tecnici che ci collaborano quotidianamente, secondo me è molto importante, non soltanto nel settore della certificazione energetica, ma anche in tutti i settori in cui noi per la nostra professionalità e voi per la vostra possiamo collaborare. Si diceva anche per fenomeni di accatastamento, è vero che è stato abbastanza risolto il problema, perché oggi come oggi ci si muove con una certa velocità anche in questo settore, e mi sa che forse non dovete fare più le 3:30 di mattina alle 4 per andare a prendere una prenotazione. Di questo per la verità sono anche un po' partecipe, perché ho sensibilizzato in particolare l'ingegnere di Guglielmo del Catasto. Era impossibile innanzitutto considerare tutte le inevase colture che giacciono nelle cantine dell'ufficio tecnico, per cui adesso stiamo cercando anche di risolvere il non colturato, il non allineato che c'era prima, anche evidentemente con la stessa nota di trascrizione teniamo una sezione in cui andiamo a indicare le colture inevase. Importante averle però le colture, e molto spesso non sono facilmente reperibili, soprattutto quelle non degli atti notarili, quanto quelle delle denunce di successione. Andando più nello specifico, invece, noi dal 2007 stiamo studiando questo fenomeno della certificazione energetica. Lo stiamo studiando perché siamo stati coinvolti, soprattutto come categoria professionale, in quanto inizialmente c'erano dei fenomeni di nullità, anche se relativa, ma che ci facevano tremare. E di questo forse vi abbiamo anche resi partecipi. E per la verità forse c'è stato anche qualche rifiuto di stipulazione in tempi un po' passati. Poi, come sapete, il fenomeno dell'allegazione del certificato energetico è venuto meno, e questo tra l'altro è stato mal visto dall'Unione Europea, perché dicono che l'Italia non si è conformata, c'è stato un procedimento di infrazione che sta andando avanti. Ma perché secondo me dobbiamo innanzitutto capire qual è l'interesse tutelato dalla certificazione energetica. L'interesse che noi dobbiamo portare avanti non è un interesse individuale alla commerciabilità dell'immobile in sé per sé. Faccio una parentesi. Tutto questo vale per gli atti di compravendita e comunque per tutti i negozi a titolo oneroso, mentre invece ne sono escluse le successioni e le donazioni, per cui siamo sempre nell'ambito delle sistemazioni familiari, ancora al di fuori dell'ambito della certificazione energetica, e forse per la ratio di poter far passare il patrimonio con una certa tranquillità e celerità. Quello che però invece la norma vuole tutelare, partendo dal Trattato di Kyoto, è quello di tutelare le emissioni di gas serra e comunque di spingere verso un'energizzazione da fonti alternative, che vede un termine a cui dobbiamo tendere. Nell'ultima normativa europea, la 91/2002 CE, si è posto un limite alla commerciabilità degli immobili costruiti dal 31 dicembre 2018. Questi immobili dovranno produrre da fonti rinnovabili tanta energia quanta ne consumano. Questo vi fa capire già la portata della certificazione energetica. Se noi ci avviamo verso una normativa vincolante, che per ora abbiamo superato evitando la nullità degli atti in quanto l'allegazione non è più indispensabile, ma per la quale ci guardano con molto sospetto. In realtà noi dobbiamo cercare di dare anche agli immobili una classificazione. Classificazione che secondo me è al pari di quelle che vengono fatte per le lavatrici, per gli elettrodomestici in genere. Se noi avremo una certificazione, questo l'ingegnere mi può aiutare, di classe A, fino ad arrivare a una certificazione di classe G,
in cui l'immobile è diventato, è un vero e proprio colabrodo, quindi ci sta un forte consumo energetico e non da fonti alternative. Per cui, considerando tutto questo, l'interesse che secondo me si deve porre è quello pubblico alla commerciabilità di un immobile di qualità. Se questo è l'interesse, noi dobbiamo cercare di incentivare la certificazione energetica per porre il compratore nelle condizioni di sapere a che cosa va incontro, come consumo e come dispersione. Poi il problema delle fonti alternative è un problema che si incrocia con questo, perché indubbiamente determina una maggiore attenzione anche da parte dei costruttori nell'eseguire fabbricati che abbiano delle caratteristiche energetiche importanti. Qua si dice nella vostra convocazione: ruolo del notario, documentazione obbligatoria da esibire al notario. Ma io vi dico questo, che a me il notario non dovete esibire nessuna documentazione obbligatoria, oggi come oggi. Però credo che la contrattazione non deve essere soltanto guardata nella luce del notaio, ma anche dell'acquirente. Allora, se vediamo questo interesse pubblico, primo punto di riferimento, e poi chiaramente una tutela che normalmente lo Stato dà all'acquirente, io credo che voi come tecnici siete chiamati proprio a classificare, a certificare. Qualcuno che ha detto prima, parliamo dell'asseverazione. L'asseverazione è una cosa che ormai ce la possiamo scordare, perché l'asseverazione è un fenomeno transitorio, per cui oggi invece i tecnici che possono fare la certificazione energetica, e in questo aspettiamo un'ulteriore direttiva, un'ulteriore diciamo decretazione, praticamente sono dei certificatori che assumono responsabilità illimitata e professionale per quello che vanno a fare, indipendentemente se asseverano o non asseverano. L'asseverazione, ecco, giusto per affrontare immediatamente questo tema, era stato previsto in un certificato che oggi come oggi non si può più emettere, perché nel tempo si sono avute, con le linee guida, dei fenomeni diversi di certificazione. Prima si avevano gli attestati di qualificazione energetica, mentre oggi non sono più possibili emettere attestati di qualificazione, bensì attestati di certificazione energetica, che sono due cose completamente diverse. La visuale qual è? L'attestato di qualificazione, guardate, il fabbricato ex post, dopo averlo già costruito, per cui chi attestava certe caratteristiche del fabbricato poteva anche essere un soggetto che avesse degli interessi nell'attività costruttiva o manutentiva del fabbricato. Infatti, oggi come oggi, abbiamo che i soggetti certificatori sono quelli che si aspetta essere tali, oppure quelli che adesso vi leggerò da una certificazione alternativa, che oggi forse è la base per poter dire posso fare un attestato di certificazione energetica. Per cui, mentre prima, dato il conflitto di interessi che poteva esistere nell'ambito dell'attestato di qualificazione energetica, c'era necessità che alla fine ci fosse un'asseverazione in senso tecnico e gli attestati che non recano alla fine tizio, perito, geometra, ingegnere, architetto, asseverano ai sensi di legge il presente attestato, perché ne assumevano a questo punto una responsabilità professionale. Oggi non è così. Chi fa l'attestato di certificazione in sé per sé assume una responsabilità, quindi la parola asseverazione, che è un fatto tecnico e legislativo previsto per alcune categorie professionali quando redigono perizie, oggi come oggi può mancare. Infatti noi ci siamo scontrati in sede di ispezione di atti, quando dovevamo allegare gli attestati, qualche attestato non legava questa parola assevera. E il conservatore era molto sospettoso che questo attestato di qualificazione non fosse valido da un punto di vista dell'attestato. Allora, innanzitutto chiariamo che c'è stato un excursus. Il tutto è partito dall'8 ottobre 2005. L'8 ottobre 2005 è una data che ha determinato che i permessi richiesti dopo questa data
o le DIA presentate da questa data in poi già dovessero avere in sede di vendita l'attestato di qualificazione energetica. Attestato di qualificazione che vi dico, oramai non si può fare più, perché dalle linee guida 26 decreto 26 giugno 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10 luglio con una vacatio legis di 15 giorni per cui entrare in vigore il 25 luglio non si possono emettere attestati di qualificazione energetica. Le linee guida hanno dato i criteri per poter elaborare direttamente il certificato, per cui mentre il certificato ha la funzione, l'attestato di certificazione energetica, quella di informare l'acquirente delle caratteristiche tipologiche di energizzazione del fabbricato, la qualificazione lo guardava ex post, per cui aveva un fenomeno completamente diverso. Quando il 1 settembre, il 2 settembre, mi è arrivato un attestato di qualificazione energetica, senza neanche la sedera, fatto da un tecnico, il quale non era a conoscenza che dal 25 luglio doveva emettere l'attestato di certificazione energetica che ha certe caratteristiche completamente diverse rispetto all'attestato di qualificazione, io ho dovuto dire: caro acquirente, te lo vuoi prendere, te lo prendi, ma questo non ha nessun valore, perché non è un attestato emesso a norma. L'attestato emesso a norma deve essere di certificazione e deve avere due caratteristiche fondamentali rispetto a prima: la classe dell'unità immobiliare, e deve avere soprattutto un attestato da parte del certificatore di non avere conflitti di interessi con la costruzione dell'immobile, per cui non può essere il progettista, non può essere il direttore dei lavori, deve essere una persona estranea all'impresa che ha eseguito la costruzione o che ha eseguito i lavori di ristrutturazione globali. Questo forse mi fa anche piacere, perché tutto sommato non soltanto i direttori dei lavori o i progettisti devono fare questo, ma lo possono fare anche, lo devono fare anche persone chiamate ad hoc anche dal costruttore. È chiaro che ci sono sempre dei rapporti di interessenza tra i professionisti e l'imprenditore, però tutto sommato è persona diversa e tale la deve dichiarare anche nell'attestato di certificazione energetica. Dal fatto che tutto è entrato in vigore l'8 ottobre 2005, noi già partiamo da due presupposti, una classificazione di nuovi fabbricati, vecchi fabbricati. E questo è importantissimo, perché anche la disciplina che ne viene fuori tra i nuovi e i vecchi è completamente diversa. I vecchi fabbricati, ripeto, sono quelli realizzati prima dell'8 ottobre 2005 o con permessi richiesti, non si parla di rilascio, ma di richiesti, permessi richiesti in data anteriore a questa data. Tutti gli altri li chiamiamo nuovi fabbricati. Partiamo dai nuovi fabbricati. I nuovi fabbricati, a parte che anche nelle varie scadenze che erano previste in anticipo fino al 1 luglio 2008, dal 1 luglio 2008 al 2009, e poi dal 1 luglio 2009 in poi, c'erano delle caratteristiche: fabbricati superiori a 1000 metri quadrati fino al 2009, dal 1 luglio 2009, dal 2008, dal 2008 in poi tutti i fabbricati che abbiano delle caratteristiche ad eccezione degli immobili che avevano una superficie inferiore a 1000 metri quadrati. Dal 1 luglio 2009 è inutile adesso fare questo excursus, perché tutti hanno l'obbligo non di allegazione bensì di dotazione, perché caduto l'obbligo di allegazione agli atti che portavano una nullità relativa ma prevista legislativamente, oggi come oggi quello che è rimasto è l'obbligo di dotare l'unità o il fabbricato di questo attestato in tutte le ipotesi. Ora, l'unica differenza tra i vecchi e i nuovi fabbricati, avete capito la differenza tra vecchio e nuovo, è quello che chi ha costruito il fabbricato nuovo e non dota il fabbricato dell'attestato di certificazione energetica, indipendentemente dal discorso se è d'accordo o meno con l'acquirente, è passibile di una sanzione prevista legislativamente da 5.000 a 30.000 euro.
Per cui chi ha fatto opere di ristrutturazione edilizia da quella data in poi o ha costruito un fabbricato da quella data in poi non può dire ma io tanto mi metto d'accordo con l'acquirente perché domani che praticamente gravo sull'acquirente questa situazione di dotazione perché la sanzione amministrativa volendo anche se esiste questo accordo è prevista per legge e non è derogabile. Se esce pure il problema è chiaro che oggi come oggi l'acquirente potrebbe dire pure vabbè sono d'accordo che non me lo dai però domani potrebbe denunziare il costruttore o l'imprenditore perché non ha dotato il fabbricato, sto parlando dei nuovi fabbricati, dell'attestato di certificazione energetica. Per i vecchi fabbricati il discorso è un po' diverso perché non è prevista una sanzione nel caso di non aver dato anche ottobre, per cui per i vecchi fabbricati, e non ripeto più, però vecchi e nuovi l'abbiamo capito quali sono, non c'è sanzione, si parla soltanto, la legge dice il venditore deve dotare il fabbricato di certificazione energetica. Questo fatto che non c'è sanzione sembrerebbe che in base ad un articolo del codice 1400 dove c'è un divieto imposto si ricade in una nullità, nullità sempre relativa che può far valere l'acquirente relativamente alla contrattazione. La prima domanda che ci si pone per i vecchi fabbricati, ma questo è derogabile o non è derogabile? Incominciamo a dire questo fatto. Non c'è sanzione perché solo per i nuovi fabbricati è stata prevista questa sanzione, per i vecchi non è stata prevista alcuna sanzione. Sembrerebbe una nullità relativa perché chiunque fa un atto in specie a norme imperative dovrebbe incorrere nella nullità. Ma a ben considerare soccorre una normativa sia di Cassazione che dottrinale in base alla quale partendo dal caso più grave che è quello dei nuovi fabbricati in cui la mancanza di dotazione determina soltanto una sanzione amministrativa non è possibile far discendere per diciamo i vecchi fabbricati una nullità che è sicuramente una sanzione più grave. Questo è il principio del minimo mezzo, laddove il costruttore ha, il legislatore ha voluto imporre una sanzione sicuramente non se ne può pensare una più grave per dei casi diciamo sicuramente meno tutelati dall'ordinamento i vecchi fabbricati. E allora sembrerebbe che la deroga al principio della dotazione potrebbe venir meno per i vecchi fabbricati. E noi dopo varie discussioni, anche convegni, abbiamo aderito a questa tesi, per cui si può derogare all'obbligo di dotazione dando questo obbligo direttamente all'acquirente ed avvertendo l'acquirente che non viene fornito questa dotazione dell'immobile. E questo è perché possibile? È possibile perché c'è una norma in cui si dice che il venditore deve dare i documenti relativi alla proprietà e quelli relativi all'uso. Per cui questo articolo, che poi nel 1477, è ritenuto derogabile da tempo immemorabile. Vi faccio un'ipotesi. Può mancare, ipotizziamo, l'attestato di agibilità. Questo non è sanzionato, anche se molto spesso può servire perché necessariamente occorre quando ci sta un'attività dentro di tipo commerciale, situazioni di questo genere, però è derogabile, ossia la volontà delle parti può opporre delle deroghe ed è fa parte dell'autonomia dei privati, salvo che le parti non dispongano diversamente. Quindi in atto si può e si deve indicare qualcosa in merito alla certificazione stante l'interesse pubblico. E quindi qualche notario dice ma io in atto questa deroga non la metto perché mi sembra un po' eccessiva, la faccio fare a parte. Io sono pure d'accordo, tutto sommato è un accordo privatistico che tra le parti può essere preso e non credo che disdica, l'importante è che il notario da quando non c'è più l'allegazione il suo obbligo è diventato un obbligo di informazione. Fondamentalmente quando io faccio un atto devo dire caro acquirente sai che da adesso in poi ci sta tutta una storia sulla certificazione energetica, tu
hai un fabbricato che probabilmente risale agli anni 60, sicuramente non c'ha nulla di protettivo dal punto di vista dei gas serra o altre classe G, è un colabrodo. Molto spesso il discorso si inquadra in fenomeni di contrattazione, perché dice: vale, io ho fabbricato, te lo do a 4 soldi, l'importante è che tu te lo pigli nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e questa è quasi la regola. Allora l'acquirente è ben cosciente che sta comprando a prezzo minore, perché sta comprando un fabbricato parificabile a classe G, e bene o male si farà le sue opere di ristrutturazione, perché un fabbricato del genere ha necessità di avere degli impianti energetici diversi, di avere dei serramenti che assicurino una minore dispersione, avere un impianto di riscaldamento a norma. Quando farà questo, necessariamente dovrà dotarlo. Ma quando lo deve dotare? Quando se lo compra o quando lo vende? Lo deve dotare quando lo vende, perché il momento in cui il certificato ha rilevanza è il momento della vendita, e in particolare neanche deve essere contestuale all'atto di trasferimento, bensì deve essere contestuale alla consegna dell'immobile. Per cui se noi diciamo in un atto che la consegna, la tradizione è avvenuta in data anteriore, a quella data si dovrebbe far coincidere l'obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica. Ma poi perché si spinge un po' in questa fase perché l'obbligo vada all'acquirente e non al venditore? Perché ipotizziamo un venditore che, sentendo tutto questo discorso della certificazione energetica e pensando di dover vendere l'immobile, che cosa ha fatto? È andato dal perito, è andato dal geometra e dice: fammi l'attestato di qualificazione energetica. Stiamo parlando di fenomeni che dal 2007, oggi come oggi, ci portiamo avanti. Anche se viene consegnato questo attestato di qualificazione energetica, che comunque sia quello di qualificazione e quello di certificazione, hanno validità 10 anni da quando vengono emessi. Dopo perdono efficacia, bisogna rifarli nuovamente. Allora, aver l'attestato di qualificazione energetica fatto, ipotizziamo, nel 2008 e doverlo poi rifare oggi è in controsenso. Perché? Perché l'attestato di qualificazione energetica ha valore fino ad un anno dall'entrata in vigore delle norme, emesse il 26 giugno. Quindi questi attestati già fatti di qualificazione perdono efficacia con decorrenza 25 luglio 2010. Visto che perdono efficacia, visto che l'immobile va ristrutturato in più delle volte, forse è consigliabile fare una vendita nelle condizioni in cui l'immobile si trova, e gravando sull'acquirente in questa fase l'obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione. Attestato di certificazione che, tra l'altro, va rifatto ogni volta venga manomesso l'energizzazione dell'immobile. Quindi cambio l'impianto di riscaldamento, lo devo rifare, non è che mi va bene quello che già era fatto, e così via. Per cui in questa fase, però, c'è da dire un punto: tutti lo dicono, vabbè, tutti quanti fanno gli atti in questo modo. Sì, oggi veramente stiamo un po' bypassando, sto parlando dei vecchi fabbricati, e non dei nuovi fabbricati, si intenda, perché lì noi diciamo che c'è quest'obbligo all'imprenditore che ha costruito, diciamo che c'è la sanzione da 5.000 a 30.000, e a quel punto tutti quanti se lo fanno fare l'attestato di certificazione energetica, perché non vogliono incorrere in questa sanzione che comunque potrebbe venire fuori. Sto parlando delle ipotesi dei vecchi fabbricati che, come tali, andrebbero ristrutturati, andrebbero rivisti. A questo punto, farsi fare l'attestato di certificazione in occasione dell'acquisto da parte dell'acquirente è quasi inutile, perché rileva, abbiamo detto, certificato, l'attestato di certificazione quando si va a vendere. Allora l'acquirente che oggi compra ha tutto il tempo, fin quando non va a vendere, di farsi fare questo attestato. Non è che, rifatti gli impianti, lui deve dotarsi, perché sennò incorre in sanzioni. Lui sta bene con il suo immobile, però deve procurarsi questo attestato nel momento in cui va a vendere in futuro. E si va di bene: dal 1 luglio 2009 tutti gli acquisti
che sono stati fatti in caso di rivendita la dotazione obbligatoria, perché sono parificati questi immobili venduti dal 1 luglio 2009 in poi ai nuovi fabbricati, per cui chi guarda l'atto di provenienza vede che dal 1 luglio 2009 in poi, già uscite le linee guida il 26 giugno, fondamentalmente non può esimersi domani dal dotare l'immobile dall'attestato di certificazione energetica. Prego. Anche se nella rivendita non ha fatto nessun lavoro, nessuna modifica? Assolutamente no, perché già ha comprato il regime vincolato. Perché il regime vincolato, non dico dal 1 luglio, ma dal 25, quando sono entrate in vigore le nuove norme, le linee guida, necessariamente equipara il vecchio al nuovo, perché se non si arriviamo a ripetere, questo è il problema. Questa non sta scritto, però non è interpretativa, perché nel momento in cui il venditore ha fatto gravare sull'acquirente quest'obbligo di certificazione, diventa rilevante per lui in caso di vendita di doverlo dotare, quindi non c'è niente da fare. Poi si può discutere se farlo in atto o con una dichiarazione a parte, questo è un discorso diverso. Potrebbe farlo anche, no, potrebbe anche farlo, perché qua si vuole soltanto informare, per cui anche fare la dichiarazione di classe G, cosa prevista, e poi ne parleremo, è un obbligo di informazione, per cui non si può omettere poi questo discorso per gli acquisti fatti dal primo luglio. Primo luglio, 25 luglio, proprio se consideriamo l'entrata in vigore delle linee guida, perché sono state pubblicate il 10, per cui il 15 giorni saranno a 25. Nelle vendite all'asta anche qualche cosa di fallimento? Ma sui fallimenti voi sapete che ci sta una norma interpretativa, quella sul condono. Il condono prevede per l'acquirente l'obbligo di allinearsi alle norme del condono e dall'acquisto c'erano cioè 120 giorni per allinearsi. Per cui credo che in quella norma ci sia una ratio generale sulle vendite in subastazione. Per cui l'acquirente, secondo me, non è il venditore che dovrà dotarlo, ma l'acquirente che dovrà dotarlo, analogamente a quando succede per il condono edilizio, cosa che apre i termini per l'acquirente di immobile di esecuzione. Per cui io credo che questa sia la tesi. Sicuramente un curatore fallimentare non si mette a fare gli attestati di certificazione, ne sono convinto, perché vede nello stato in cui trova, se pure lo vede, quello che sta vendendo. Ma è un discorso diverso. Quindi anche di essere posto la stima di questi immobili ai fini poi della vendita. Ma no, nella stima deve giocare un ruolo importante, perché una cosa è dire che è una classe G, è una cosa è dire che è una classe A, chiaramente questo, anzi il perito che farà questa stima non c'è tenere conto. Davanti del perito fare no. Questa stima o dire se c'è o non c'è. Questima lo stato dell'immobile. Chiaramente bisogna, secondo me, oggi far dire l'immobile non è dotato di certificazione energetica. Dirlo, secondo me, è opportuno. Perché in questo modo anche chi ha fatto la perizia rende noto che tutta la problematica energetica è stata affrontata da lui anche in sede di valutazione. Perché adesso quando il fabbricato è B o C è un fabbricato più importante rispetto a uno G, allora sicuramente anche la valutazione che va da un minimo a un massimo dovrà adeguarsi a questo tipo di valutazione. E questi sono criteri che sicuramente studierete in sede di analisi delle linee guida, laddove dovete classificare l'immobile. Per noi è semplicissimo, noi andiamo a leggere, l'abbiamo visto, poi lo vedremo. Classificazione B, benissimo. Allora io dico all'acquirente, vedi che tu ti stai comprando un fabbricato, ti dico B. Altra domanda ricorrente, per cui ve la prevengo, ma se è un costruttore che fa l'attestato di certificazione, lo deve fare unità per unità? O lo deve fare per tutto il fabbricato, questo mi ha richiesto 100.000, unità per unità, perché una cosa è avere il settimo piano e una cosa è avere il piano terra, per cui ci sono dei coefficienti di esposizione, di insolarizzazione, cose del genere che sicuramente sono diversi, per cui può accumulare certe unità ma le deve fare per caratteristiche tipologiche, per cui probabilmente un piano terra è più protetto rispetto a un settimo piano, non lo so, questo lo sapete più voi di me, ma sicuramente questa è l'interpretazione che si dà con la norma, perché la dispersione è diversa, assolutamente. Mi scusi, è pur vero che voi avete bisogno di una certificazione energetica al momento dell'atto? L'acquirente ne ha bisogno? Sì.
però per alcuni comuni con la 59 del 2009 c'è entrato in vigore che se io faccio una ristrutturazione totale del mio vecchio appartamento mi devo automaticamente fornire di agibilità e già nell'agibilità mi chiedono la certificazione energetica. Ma è così, cioè, è così. Non devo aspettare no. Il momento della compravendita, allora, 15 giorni. La normativa a cui lei fa riferimento è la legge finanziaria 2008, in cui è stato detto che fine lavori lo si può fare anche ai fini dell'agibilità soltanto presentando insieme la certificazione energetica. Molti comuni non la conoscono, no. Perché nei modelli di agibilità non la stanno chiedendo. Però dal 1 gennaio 2008, essendo finanziario 2008, questa è norma dello Stato ed è l'articolo 2, comma 282 della legge 244/2007. Ma c'è legge finanziaria. Il DPR c'è adottato. Sì, ma questa è diventata proprio cogente, nel senso che guarda che non si può rilasciare l'agibilità se non mi porti il certificato energetico, attualmente attestato di certificazione dopo le indennità, prima era attestato di qualificazione. Ma c'è qualche comune che è diventato talmente solerte che già in una via cambia della caldaia mettendo quella condensazione chiede automaticamente la certificazione. Quando cambia qualcosa nell'ambito del riscaldamento, se cose, bisogna ricambiarlo nuovamente. Anche perché sicuramente i fenomeni sono diversi. Ma scusate, volevo fare una precisazione importante. Il quadro sanzionatorio, lato progettista, è rimasto invariato, cioè esiste. Il fatto di essere soggetti a sanzione per dichiarazione non conforme oppure di dichiarazione non mendace per quello che riguarda gli atti è una cosa già prevista. Ma c'è ancora la legge 10, scusate, volevo dire semplicemente che il quadro sanzionatorio c'era e continua a esserci. Quindi queste qui sono le procedure lato compravendita, ma per quello che riguarda lato progettazione esiste un quadro normativo ben chiaro che prevede anche delle sanzioni. Cioè non dimenticarle perché è un fatto importante. Vabbè, ma questo secondo me si basa sempre sull'interesse. Cioè noi non dobbiamo imporre una sanzione per perseguire un interesse pubblico. Noi dobbiamo cercare di convogliare l'interesse sul fare, diciamo, dei sistemi di energizzazione, di risparmio energetico. E questa è la logica generale. Assolutamente, volevo dire che c'è però un quadro sanzionatorio. No, io voglio ricordare che l'unica sanzione prevista è quella del ristrutturatore, dell'imprenditore, costruttore, 5-30 mila. E qua già è un fatto che è stato molto criticato, perché nelle norme che hanno interesse pubblicistico alla base, il discorso della cosiddetta pecunia che si paga è una cosa che non dovrebbe andare. Perché tu dovresti sanzionare la commerciabilità del bene se davvero vuoi arrivare al risultato dell'interesse pubblico. Perché se no il costruttore che c'ha i soldi dice a te non te lo do, mi piglio la mia sanzione di 5.000 euro e vado avanti. Questa è una cosa che non va, è la stessa cosa che voi quando posteggiate un'autovettura di divieto di sosta sapete bene che la mettete là e ci pagate la sanzione. Ma questo non è giusto dal punto di vista quando si vuole tutelare l'interesse pubblico all'energizzazione di un fabbricato. Per cui, secondo me, guardando all'interesse, c'è sanzione o non c'è sanzione, non è importante. L'importante è che l'acquirente si renda conto che nel tempo diventeranno sempre più pesanti le imposizioni sugli immobili. Quindi avere già un immobile che abbia delle caratteristiche forse farà risparmiare su qualche cosa, sull'energizzazione in generale, sul problema di pagare meno anche per quanto riguarda il riscaldamento, le situazioni che in qualche modo incidono sui consumi. Ecco, questo è il concetto che io dico. Però l'unica sanzione prevista è questa 5.30, basta. Poi le altre sono di tipo professionale. Di tipo professionale? Ma quelle riguardano chi ha costruito, che sono, non il compratore. Noi invece stiamo guardando dal lato del compratore. Perdono, io ho diviso le due cose. Cioè c'è il lato compravendita, poi c'è il lato progettuale. È il lato progettuale che è guardato in maniera... Se non ti dimenticate, voglio dire, cioè è un aspetto anche quello. Cioè dire che al notaio non bisogna dare nulla, non significa proprio nulla. Il notaio
oggi ostacolerà, ma non ostacolerà, informerà le parti su quello che questo certificato comporta, e domani chi si compra un immobile che è privo di questo certificato dovrà farlo e tenerne conto in sede di ristrutturazione dell'immobile, cercando di ottenere una categoria maggiore rispetto alla G. Questo è il concetto generale, però voi siete chiamati oggi a certificare, quindi voi dovete entrare nel merito di quello che andate ad analizzare per dire questo fabbricato invece ha caratteristiche di tipo D, E, C e così via, e questo è un vostro compito. Chiaro che quando si guarda al notaio tanto ci siamo entrati, uno per il problema delle nullità collegate alla mancata allegazione prima, oggi sul fenomeno di informazione precipua dell'acquirente che deve essere posto in grado di sapere che cos'è tutta la normativa sulla certificazione energetica. Se non ci sono altre domande, però andiamo avanti un poco più nello specifico. Ma sempre si deve fare questo attestato o c'è qualche esimente, qualche eccezione, qualche cosa? Allora, già nella prima normativa, quindi diciamo nel 192, ne faceva un'eccezione i beni culturali e del paesaggio, laddove per le loro caratteristiche e per l'interesse tutelato non era possibile alterare laddove ci fossero stati dei fenomeni di energizzazione violenti, per cui laddove non è possibile mascherare in qualche modo questi impianti e queste cose, gli immobili culturali e il paesaggio ne fanno eccezione. Ne fanno pure eccezione i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo. Quello non può essere analizzato, per cui è una cosa che non può essere richiesta. Si va bene, qua la legge dice e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo. È arrivato subito il proprietario dell'immobile industriale, dice ma io quando me pure si riferisce agli agricoli, tu stai scritto che si riferisce pure agli industriali, invece non è vero. Se la normativa è industriale, artigianale e agricoli, non residenziali in generale, virgola, quando gli ambienti sono riscaldati per il processo produttivo, quindi non fa accensione nessuno stabilimento industriale, per quello che bisogna fare. Fabbricati isolati con una superficie inferiore a 50 metri quadrati, e poi in via di interpretazione possiamo dire che, questo anche per gli appunti ci sta, per cui ne parlo così genericamente, i fabbricati marginali, così portici, legnai, gli edifici inagibili che non comportino consumi energetici, i manufatti non riconducibili alla definizione di edificio tipo piscine, serre che non siano riscaldate senza strutture edilizie, i fabbricati al grezzo che chiaramente come tali non hanno ancora gli impianti per poter classificarli in qualche modo. Nelle linee guida poi, le linee guida hanno risolto un problema che ci si poneva in sede di dottrinaria, i box, le cantine, le autorimesse, si deve fare o non si deve fare? Pure quando non sono riscaldate, c'è stato qualcuno che ha detto che la lampadina porta energizzazione, allora questo è stato chiarito che ne sono fuori, per cui nelle linee guida questo per fortuna l'hanno scritto, perché se no anche se non mettete un box con la semplice lampadina doveva fare l'attestato di certificazione del genere. Io credo che la cosa importante che bisogna fare attenzione oggi come oggi è chi è il soggetto certificatore. Cioè, sul soggetto certificatore si aspetta ancora l'emanazione del decreto, però soccorre innanzitutto una cosa importante a questo riguardo, il fatto che una definizione di soggetto certificatore già era negli allegati alla 192. E io per non sbagliare questa definizione ve la leggo, in cui sicuramente voi ci rientrate, però ve l'ho detto, è ancora in emanazione proprio le norme sulla abilitazione dei soggetti certificatori nell'ambito del certificato energetico. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici, qua si apre un altro discorso. Le obbligatorietà
poi tra l'altro era prevista non soltanto per i nuovi edifici, ma sicuramente era prevista per gli edifici pubblici, perché c'è un interesse effettivamente pubblico, scuole, uffici e cose del genere, e anche quando vengono rinnovati gli impianti termici per gli stessi. Quindi diciamo che qui abbiamo un fenomeno obbligatorio, perché c'è un interesse ancora maggiore a sapere il fenomeno della dispersione termica. Ma ancora, gli edifici agevolati, questi quali sono gli edifici agevolati? Quelli che hanno avuto i contributi quando sono stati messi pannelli solari o cose del genere, quelli necessariamente vanno dotati, perché sono stati finanziati a questo fine, per cui il legislatore li ha presi in seria considerazione, dice tu lo devi comunque dotare perché hai avuto i contributi statali sulla energizzazione e sul risparmio energetico. Faccio questo discorso perché poi, perché qua dice gli organismi pubblici, per i fabbricati pubblici ci può essere anche un certificatore dipendente dagli uffici pubblici, quindi questo lo prevede proprio la normativa, leggendo avanti lo vediamo. Allora si definisce tecnica abilitata un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti organismi pubblici o di società di servizi pubblici o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero o associato, iscritto ai relativi ordini o collegi professionali ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuito dalla legislazione vigente. Quindi oggi i geometri possono fare progettazioni in progetti limiti, quindi possono, secondo questa normativa, anche essere certificati. Il tecnico, che tra l'altro mi sembra che uscita proprio una circolare del vostro ordine che ha detto che siete soggetti abilitati, il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze, ove il tecnico non sia competente nei campi sopracitati, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Questo è il concetto generale, per cui se io sono soltanto abilitato sulla progettazione e non sono abilitato per gli impianti che in esso sono contenuti, necessariamente devo avere la collaborazione di chi ha un requisito professionale in questo settore e firmare insieme il certificato energetico, attestato di certificazione energetica. E a questo proposito si diceva che nel caso di certificazione edifici di nuova costruzione l'assenza di conflitto di interessi, ha detto proprio apertamente, e nel caso invece di certificazione edifici esistenti l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti che si incorporati. Quindi hanno fatto una distinzione: per i nuovi fabbricati non bisogna essere in conflitto di interessi con il costruttore e chiaramente anche con chi ti fa gli impianti dentro, sui vecchi fabbricati soltanto chiaramente con coloro i quali hanno introdotto novità energetiche nel fabbricato. Poi si precisa ancora che coloro il tecnico abilitato sia dipendente per conto di enti pubblici, ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3, quello che ho letto, è da ritenersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, per cui sembrerebbe che possono essere anche dipendenti da uffici pubblici o cose del genere. Ci sta chiaramente il lato tecnico, perché se è una scuola non c'hanno coloro i quali possono certificare questo o possono fare. Dove si applica? Allora, ci sta qualche domanda specifica prima di andare avanti? Tutto chiaro? Allora, diciamo che dove si applica il residuale rispetto a tutto quello che ho detto, sicuramente nei fabbricati a residenza, assimilabili, in questo case private, case vacanze, conventi, caserme, alberghi e così via, negli edifici destinati all'ufficio, negli ambiti degli edifici destinati all'ospedale, cliniche, case di cura, ancora nelle attività ricreative di culto, cinema, teatri, sale mostre, musei, biblioteche, bar, ristoranti, cioè, laddove non c'è, l'ho detto prima,
l'immobile destinato ad attività industriale o commerciale, ma laddove poi il ciclo produttivo sia collegato relativamente all'energizzazione, il ciclo produttivo non è possibile, ma laddove non c'è tutto questo bisogna farlo. Così pure gli edifici ad attività sportive, scolastiche a tutti i livelli. Diciamo che il concetto generale è quello che si applica sempre, stiamo parlando sempre di atti onerosi, quindi compravendite, permute, conferimenti in società, tutto ciò che non è gratuito, ecco, diciamo che così chiamiamo meglio l'ambito di applicazione. Sull'autodichiarazione, perché la classe G oggi fa gola, non faccio l'attestato, non faccio niente, dico che vola proprio, che mi porta. Due cose ci sono da dire. Uno, è possibile ed è sanzionabile una sanzione, cioè è possibile una sanzione laddove il fabbricato non è di classe G, ma per evitare l'attestato di certificazione energetica il proprietario ha detto che è di classe G. Questo è il primo punto. Ma sanzioni non ce ne stanno. Per cui, tra l'altro, è collegato all'altro problema. Se questo tipo di dichiarazione è una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o meno. E a quanto pare anche da norme ordinarie non è prevista l'attestazione come fatta ai sensi del 445-2000 come dichiarazione sostitutiva. E poi in secondo luogo si dice ma la 4785 quando parla di fabbricati ante 67 ha previsto che la dichiarazione sia una dichiarazione sostitutiva, per cui per analogia di situazioni anche qua dovrebbe essere una dichiarazione sostitutiva. In realtà se guardiamo all'interesse sembrerebbe proprio di sì, ma se guardiamo al concetto della commercializzazione del bene, noi rendiamo commerciabile un bene se facciamo una dichiarazione che il fabbricato è stato costruito da anni 67, ma non stiamo parlando del fenomeno della commerciabilità. Per cui la dichiarazione lasciata e rimessa al proprietario che la fa e la può fare per allegato all'atto, la può fare a parte rispetto all'atto e non la deve fare come dichiarazione sostitutiva perché non toglie e non mette nulla rispetto alla commerciabilità, visto che è anche derogabile. A questo punto credo che non si debba emettere ai sensi della 445-2000. E c'è solo un fatto che, pure se non sono previste sanzioni, però è una cosa strana, chi la fa deve trasmettere entro 15 giorni alla regione o alla provincia autonoma che ha fatto una dichiarazione di questo tipo. Ma perché la fa e perché bisogna trasmetterla? Adesso le conseguenze che ne possono venire fuori io non ve le so dire, non stanno scritte da nessuna parte. Che però nel futuro si può dire che ha fatto questa dichiarazione, bene o male, domani si potrebbe imporre all'acquirente che questo immobile colabrodo diventi non un colabrodo, forse basta tre, però questo è un discorso che sinceramente tiene un po' tutti sul timore di fare una dichiarazione di classe G, questo molto sinceramente, perché se si faceva e non si trasmetteva a nessuno, beh, il discorso era diverso. Trasmetterlo alla regione è quasi come se si creasse un libro dei mobili di classe C che tutto sommato secondo me sono molto negativi. E questo secondo me l'acquirente deve prendere in seria considerazione, perché se l'acquirente davvero deve operare delle trasformazioni e deve fare delle nuove energizzazioni all'immobile, sia in tutti i settori diciamo degli impianti che della energizzazione in senso proprio, riscaldamento e cose del genere, beh, che tenga questa dichiarazione non è un problema, perché d'altra parte qui i lavori li ha fatti, li potrà anche documentare e tra l'altro al momento opportuno, ma non appena comprato, non appena fatti i lavori, ma in occasione della vendita, farsi fare evidentemente l'attestato di certificazione energetica. Per cui anche questo fenomeno dell'autodichiarazione, secondo me, nessuno la vuole fare. Ecco, diciamo, qua dice, visto che non c'è l'attestato, facciamo la dichiarazione che è un immobile che ha un forte dispendio energetico. Non si trova in Perdonio, scusa, in questo caso lei cosa scrive?
Io in questa ipotesi faccio due cose. Uno, nell'atto dico che il notario è informato sulla trattativa di cui la certificazione energetica, e poi se esiste un discorso di trapasso di obbligo di quotazione, le parti lo vogliono inserire in atto, io lo dico, però faccio una dichiarazione a latere, perché questo è fonte di un risarcimento civilistico. Se non scrivo nulla e non, tra le parti non c'è un accordo, domani l'acquirente dovrebbe dire sì, quello mi ha informato, però tu mi hai dato una cosa che non ha le qualità promesse, perché non sta scritto da nessuna parte che l'obbligo è a carico mio. E allora questo bisogna disciplinarlo. E consiglio, anzi, se l'ipotesi vuole, non fate i certificatori, ma fate i consulenti di parte, di farlo gravare sul venditore o sull'acquirente, considerando che questo evita delle problematiche future giudiziarie, perché è una cosa contabile. Se non diciamo nulla in merito all'agibilità di un fabbricato, chiaramente domani potrebbe essere fonte di responsabilità civilistiche. Non ci sono nullità dell'atto, però chiaramente se non ha le caratteristiche che normalmente dovrebbe avere il fabbricato, si determina una responsabilità di tipo civile, per cui un risarcimento danni. Ma se le parti l'hanno disciplinato, è opportuno che da qualche parte risulti a carico di chi c'è l'obbligo di dotazione. Ecco, questo è il progetto. Ma dai, volevo fare un passo indietro in merito ai fallimenti e alle esecuzioni immobiliari. Nel momento in cui il fabbricato l'ha soggettato a sanatoria, pure per una finestra di forme, va richiesto per il permesso di costruire nei termini previsti. Certo, sì. Come la mettiamo all'estero? Una finestra. Beh, però un momento, la serata di ristrutturazione, innanzitutto chiariamo un discorso. Se io compro l'asta, benissimo, io posso chiamare questo io posso emettere una dichiarazione, posso fare il condono ai sensi della 46 ora. Articolo 46, perfetto, però è una concessione sanatoria possibile per l'acquirente, sempre che non sia in contrasto con norme urbanistiche, perfetto, o civilistiche, per cui io posso emetterla, ma questo non significa ristrutturare. Questo significa, anzi, dal punto di vista edilizio, urbanistico, condonare l'immobile per un abuso fatto in precedenza. Questo non va soggettato necessariamente a certificazione, anche perché la finestra non c'entra niente probabilmente con l'energizzazione in senso proprio. Se cambiamo tutti gli infissi già è un discorso, ma noi stiamo invece condonando l'apertura della finestra, probabilmente stiamo condonando uno sporto, non è necessariamente collegato all'energizzazione. Infatti anche il legislatore, quando ha parlato di muri fabbricati, ha detto per permessi richiesti in data successiva all'8 ottobre o per ristrutturazioni di cui la lettera B, C e D, sia per ristrutturazioni importanti, non per il fatto del tramezzo interno, per quello non ci sarebbe l'obbligo. Sono dal 1000 metri quadrati o al 20% del volume di questi. Ma questo è sul piano casa, questo è sul piano diretto. Ma no, stiamo parlando di una cosa diversa. Cioè, quindi ci possiamo trovare la relazione su un complicato e esecutato. Comunque dovremmo affrontare il mio discorso di quando è stata fatta, quando è stato fatto l'abuso a questo punto. Vabbè, non sicuramente dopo la vendita. No, dopo la vendita. Perché se no non ci siamo nelle ipotesi. Se l'abuso è stato commesso dopo l'ottobre 2005, dovremmo anche andare avanti. Questo è un caso un po' particolare. È diventato proprio noi un pochettino. Se l'abuso è stato fatto dopo l'8 ottobre, credo che l'abuso bisogna distinguere che cosa è stato fatto. Allora, cominciamo a dire questo. Se dopo l'8 ottobre quelli che vengono presi in considerazione sono le ristrutturazioni globali, bisogna vedere che tipo di lavoro è stato fatto. E quello è una certa entità. Infatti sono loro pure accertare che abbiamo fatto. All'epoca dell'abuso, ma comunque se è successivo dovrebbe essere una ristrutturazione globale, insomma, qualche cosa che la legge ha preso in considerazione per definire il fabbricato come nuovo. Ma secondo me la cosa importante, no, ma io faccio un altro ragionamento molto più sottile. Noi vogliamo sapere il certificato che lo deve fare. Abbiamo escluso che lo possa fare il giudice oppure il giudicatore, perché chiaramente sic stantibus rebus deve vendere così. Poi, ai fini del condono, è stata prevista l'applicazione della normativa già richiamata nella 46, anche poi dopo nel testo unico dell'edilizia.
edilizia, in base al quale nei 120 giorni si può procedere, l'acquirente per sua tutela può procedere al condono. Sarà vabbè, quella dove è possibile. Ove possibile, perché non deve essere in contatto, voi mi insegnate tutto. Allora dico, ma non stiamo parlando del fenomeno dell'energizzazione. Qua stiamo parlando di un fenomeno di acquisto di un immobile e l'acquirente con un immobile vecchio, non nuovo. Penso che questo sia un problema. Sì, che era stato fatto loro. E ma che tipo di abuso? Bisogna proprio vedere. Perché non credo che abbia fatto l'abuso della ristrutturazione senza aver chiesto. Mi sembra molto strano che questo discorso qua. Però insomma, è un caso così limite che venga fatto poi dopo il 8 ottobre 2005. Senza aver chiesto una concessione, un permesso. Ci sta. Esecuzione 2006, quindi già in curva. Secondo me dovrebbe, a più ipotesi, quando va a chiedere, deletare anche l'attestato di certificazione. Se ha fatto un piano in più successivamente viene condonato, e basta un essere un salito. Un cambio di 2006. È effettuato da deposito a immobile per il rispetto, quindi c'è una società. Ecco, però vi faccio una domanda. Ma faccio io a voi questa domanda. A che fine stiamo considerando tutto questo? Allora, l'immobile l'acquirente l'acquistato bene. Ha l'obbligo di condonare. Sanare. Bene. In sede di sanatoria vi viene chiesto un certificato energetico. Questa è la domanda che faccio io a voi. Se voglio dire, voi che chiedete? L'agibilità e quindi voi forse vi state riferendo all'ipotesi della finanziaria 2007 per il 1 gennaio 2008. Nel senso che per avere l'agibilità di questi lavori fatti c'è necessità di fare l'attestato di certificazione. Beh, io rispondo che se sono state opere strutturali tali che hanno portato senz'altro ad un'energizzazione diversa, bisogna fare anche l'attestato di certificazione. Io scusate, mi sono complicato un po' scenario. Bene, questo punto è interessante, no? Facciamo il caso reale, no? Lo stavo facendo, io lo stavo facendo. Esecuzione immobiliare di alcuni depositi che nel 2006 chi li ha venduti ha dichiarato di aver fatto una via da depositi senza opere ha capito, trasformazione vende l'immobile, lo acquista non paga la rata, ma è secondo l'immobile c'è la seconda vendita, quindi già questo complicato doveva essere il cambio di destinazione comunque l'attestato di certificazione di assolutamente questo è fatto scherzato, mi ho fatto soltanto, non ci ha messo gli impianti, quindi diciamo che va fatto questo. Si deve essere senza opere, con opere, per cui sicuramente ha fatto delle cose laddove sono intervenuto da 8 ottobre 2005, va fatto non è affatto. No, perché scusate, perché se non facciamo disciplinarlo perfetto, perché quello che ha detto, c'è una differenza tra cose che sono di nuova costruzione e cose che non sono di nuova costruzione. E c'è una data che definisce questo. Quindi se noi stiamo parlando di una cosa che rientra nelle nuove costruzioni, avrebbe già dovuta essere progettata ai sensi della legge 111. Ma questo è così. E quindi non ho fatto niente. Io sto prendendo lo scenario, cioè se è nuova costruzione avrebbe già dovuto essere fatta. Nuova trasformazione, non parliamo di nuova costruzione. Poi ha fatto una abitazione. Ma ci sono dei parametri. Esistono dei parametri che devono essere rispettati. Il punto è che questi parametri possono essere stati rispettati o no. Chi rileva compra nello stato in cui si trova. Quindi alla fine il fatto che ci sia o non ci sia non è una situazione particolare per chi compra. La condizione peggiore è che potrebbe essere totalmente non conforme a quello che dovrebbe essere stata. Quindi chi compra lo compra in quello stato, va bene, notaio. Se adesso l'Inter, perché a quel punto se io compro e quello non è conforme, io non credo di essere, adesso non so qual è la procedura del diritto, di essere obbligato ad allinearlo a quello che
avrebbe dovuto essere stato. No, chiedo scusa, cioè, locale, non così com'è. Il tecnico si assume in modo arbitrario, abusivo, non per altre cose, e il notaio fa l'atto. Il notaio fa l'atto, trasferisce questo l'operaio da posto di anno obbligazione al terzo, che potrebbe essere con la fine e non fa il notaio fa l'atto, il mutuo viene erogato, non pare neanche una tavola, l'immobile va su una campana in esecuzione. Per me non è un appartamento ma è un locale deposito, quindi è nullo secondo me l'atto, nel senso che ho scoperto oggi che è stato fatto un cambio di assegnazione senza il discorso tecnico amministrativo, non ci sta. Ma non è mio, io questo contratto che sono rispetto al notario. Sono due cose completamente diverse. Allora, il fenomeno che il notario diventa un immobile quando statisticamente è un deposito è un fenomeno senza la nullità. E questo è un discorso diverso. Lui poneva un problema molto diverso. Diceva l'immobile che è stato trasformato. Mi fa ancora un'ulteriore cosa, la trasformazione da deposito ad abitazione è avvenuta dall'8 ottobre 2005 in poi. C'è la subastazione, c'è un acquirente Ignano che compra l'asta e compra oggi un immobile definito in perizia come abitazione. Lui tiene 120 giorni di tempo per chiedere la sanatoria. Questa sanatoria, mi domando, deve avere per poter andare a buon fine la certificazione energetica? Io credo di sì. Questa è una domanda. La vostra è diversa, perché la vostra parola partite da un atto nullo. E allora è un discorso completamente diverso. Ma è nullo l'atto, la mia domanda era questa. Ah, è nullo l'atto. Non è che io mi arrogavo questo diritto. No, chiedo scusa, la... prego. Ma l'atto è nullo, no? Secondo me c'è una nullità conseguente a una violazione di norma urbanistica, questo non c'è dubbio. Sicuramente non sarà del notaio, ma e tra l'altro il notaio si comporta in un certo modo. All'acquirente dice: caro acquirente, la legge urbanistica edilizia ti impone di andare sul comune, di guardare il progetto e di dire se tu ti stai comprando un deposito o un'abitazione, perché il notaio non fa il tecnico. Bene, una cosa che vi voglio annunciare è che invece si sta lavorando sotto tutto un altro punto di vista, perché queste mani legate del notaio noi non le vogliamo più, per cui noi vogliamo fare anche una certificazione di qualità. Per cui stiamo cercando evidentemente di convincere, di dire una cosa è la vendita secondo l'attuale normativa, altra cosa è la vendita certificata. Significa che io notaio darò incarico al tecnico che per mio conto va sul comune e assume una responsabilità in cui mi va andare a dire se quello è un deposito o un'abitazione. Dopodiché la certificazione relativamente alla certificazione energetica la faccio fare all'altro tecnico, vado a fare le misure e certifico che l'immobile è libero, io vendo un certificato, un immobile certificato. Questo non sta nella normativa attuale, ognuno fa il proprio mestiere. Quindi tecnico per tecnico, certificatore per certificatore, il notaio dice che l'immobile è libero da ipoteche. La cosa strana che dall'85 in poi si è determinata, che il fatto di citare una licenza, il fatto di citare una concessione, il fatto di citare un permesso dà un suggello di qualità all'immobile. Non è vero, non è vero proprio, perché il notaio non è un ingegnere, non è un geometra, non è un perito, mi danno il numero e io lo scrivo. A questo punto bisogna sensibilizzare oggi come stanno le cose l'acquirente, perché io se non mi fanno una modifica io non posso prendere l'iniziativa di fare quelle ulteriori certificazioni, perché è una certificazione che non rientra nella competenza del notario. Questa è la risposta, perché se no non ci capisco. In quel caso deve essere un suo tecnico di fiducia, perché se no ci troveremo nello stesso
voti Casa Nuovo, a Napoli, dove... Perfetto. Per risolvere questi problemi c'è necessità di una vendita certificata. Questo stiamo lavorando a livello legislativo perché possa avvenire. Come avviene? Non con le società miste, perché il notario fa il notario, il tecnico fa il tecnico, il cameriere fa l'ingegnere e così via. Ma con una collaborazione che può avvenire con convenzione. Quindi io dico, so che il mio certificatore è Pinco Pallino e quindi faccio controllare a Pinco Pallino queste cose. C'è una giovenile tra più individualità professionali e io attesto che quello di mobile certificato. Ma se non mi danno questa autorizzazione faccio un mestiere che non è via. Scusa, io volevo soltanto tornare un attimo, quindi mi allargo un po', mi corregga di sbaglio, perché non vorrei entrare. Nel caso di questo, no, nel caso suo, cioè io la cosa che volevo aggiungere, credo che sia corretta, è questa. A prescindere dal fatto che ci sia o non ci sia il certificato, quando c'è un intervento c'è la legge che specifica poi in che termini va fatto l'intervento, anche in sensi della certificazione. Cioè, se è una situazione di un certo tipo, io faccio l'intervento. Se è un intervento di un tipo diverso in relazione alla superficie di intervento, io devo fare l'intervento conforme alla legge per le certificazioni. Ma questo sì. Cioè, bisogna essere conformi alle certificazioni. Nel momento in cui viene assicurato l'immobile, la realtà è diversa. Non solo il certificato, anche l'intervento va disciplinato al di sopra di una certa soglia, che era la qualità di superficie o di volume. Va fatto l'intervento conforme al fatto che poi il certificato deve omologare, c'è una cosa un po' diversa. Bene, ma dico, e l'ho detto pure l'altra volta, insomma, è una cosa che devo dire per forza. Cioè, noi stiamo assistendo via internet a richieste abnormi di attestazioni di certificazione, tra l'altro a prezzi stracciati. Per cui io non lo so come arrivano a fare cose che a Roma per 100 metri quadrati il certificato costa 250 euro o a Milano per cose del genere, per uno standard del genere costa 350. Se consideriamo che da questi certificati possono nascere responsabilità civilistiche, ma io credo che questi prezzi non stanno in giro di tempo. No. Ma innanzitutto devi vedere come fa a prendere. Oh, ma dico, come si può fare via internet? No, e questo è il discorso che io ripongo. Cioè, come al solito c'è una certificazione di tutto. Ma a me credo che queste cose non sono credibili, perché se uno deve fare un sopralluogo, deve scrivere un attestato di certificazione, deve fare una classificazione energetica. Ma non si possono fare in questo modo. Qua siamo sul fenomeno del declino della qualità. Per cui dice, vabbè, dammi due gatti, io li faccio quello che voglio. Dietro ci saranno certificati fatti da società di progettazione, cosa che abbiamo visto possibile, dove la responsabilità è volatile, si perde. A questo punto dico, sti prezzi non ci fanno stare, ecco, questo molto sinceramente, perché uno non si mette proprio in mezzo a tutta questa dinamica di contrattazione e soprattutto ad assumere responsabilità quando ci sa chi lo fa a quattro soldi. Insomma, questo è un discorso. Allora dico, bisognerebbe anche capirle queste cose, perché secondo me se si deve fare, e quindi questo chiedo all'ingegnere, ma credo che c'è un impegno che va un po' al di là della semplice aggregazione dei dati. Io credo che bisogna fare un sopralluogo sull'immobile. La stima a livello internazionale è 20 euro 8.000. Voglio dire, io non lo so, però fatto sta che quando si mette, non lo so. Standard tedeschi da questo tipo di metrica. Ogni 8 minuti 20 euro. 8 minuti e deve andare a 250. Cioè in Germania io vengo a fare il sorvolo. Io non lo so, quindi un invito c'è,
come si fa nel mezzo dei casi, ecco, la sanzione ci sarebbe un anno di sistema comunque, giusto per dare un parametro, i parametri hanno valutato che ci possono fare un parametro di una stima più o meno. Il parametro di Milano oggi è circa 7 euro al metro quadrato, cioè la stima che fa a Napoli è circa 7 euro al metro quadrato. A Napoli? A 7 euro al metro quadrato. Insomma, ecco, qua comincia a diventare una cosa per seguire, insomma. 700 euro per 100 metri quadrati comincia a diventare una cosa possibile. No, che coincide anche con una limitazione nera che dà un parametro da 500 e 600 euro. Io sono 40 centesimi per il metro. Facciamo due conti, vediamo. Comunque su 120 quadrati, cioè, secondo me è migliore di quello di 2 euro. È già più interessante. Ma no, non io, che so. Ma 2200 euro comincia a diventare una cosa seria. E facci sono circa il doppio di questo parametro. Ma parlavamo di tutti gli appartamenti. Ma diciamo io ho i parametri on the road. Il parametro di 7 euro al metro quadro, quindi 100 metri quadrati a 700 euro, è un parametro plausibile, insomma, credo che questo può entrare nella norma. Ci siamo avvicinati. Questo a 2,5 al metro quadro mi sembra troppo poco. Comunque di tutto fa più, non ce la si fa. Non ci si fa questo, questa lega, insomma, credo che io scusa ancora, perdonate una cosa, per un certificato su una cosa esistente ci vogliono anche le strumentazioni, cioè, c'è un fusometro, c'è un ciclo, prevede un check-up di 24 ore sulla pelle, cioè, no, la messa in gioco è un fabbricato esistente. E la procedura per poter fare un certificato esistente, per cui uno si dia responsabilità, non è un problema più complesso. Il chiedo di certificare una cosa che sta là all'impiedi, diversamente che io ho un progetto per cui ho una conformità da quello che ho progettato con quello che ho realizzato, sono due aspetti diversi. Si conosce il materiale, c'è la progettazione, prego, certo. Che per le donazioni, le successioni sono necessarie a certificare. Nel caso di cessione di quota, la cessione di quota. Cessione di quota c'è questo caso. Quindi là ci vuole. Con quale non è operazione operosa, ma fa parte delle operazioni di quota. Ma la cessione di quota è parificata? Sì, sicuramente. Per non discutere, una cosa. Mamma mia, diciamo su alcuni aspetti che sono in particolare. Però da parte entrata in vigore la è in corso di realizzazione o si fa uso della ristrutturazione totale del mondo. Partendo dal concetto che questo immobile avrà composta 1-2 unità e il proprietario per ristrutturazione totale, diciamo, fatto da zero, cioè tenuto e rimango la struttura e rifaccio tutto l'altro. Allora a me non mi è chiaro praticamente chi è che deve certificare. Allora il certificatore praticamente non è né il direttore di lavoro né il progettista, ma chi lo deve certificare? Cioè chi materialmente rilascia? È il proprietario o è l'impresa? Proprietario è obbligato a dotare l'immobile dei certificati, dell'attestato di certificazione. Diciamo che gli impiantisti e il non devono assolutamente certificare, però devono rilasciare dei certificati, tranne il certificato 690 1091 se cose qua vanno certificate. Questo è un discorso diverso, riguardano gli impianti. E anche qua, voi sapete bene che prima avevamo l'obbligo di dover far consegnare questo, oggi come oggi non è preso più in considerazione, diciamo soltanto il proprietario certifica che gli impianti sono conformi alle norme in cui l'immobile è stato realizzato, ma non deve assolutamente per immobili nuovi eventualmente deve dare la certificazione di ricco. Ma quello non c'entra nulla con l'attestato di certificazione energetica. Questo riguarda l'energizzazione, che è una cosa diversa, dispersione termica, gas serra e cose di questo tipo.
queste invece onera la legge, il proprietario, non chi ha costruito l'appaltatore, no, non c'entra proprio. Chiaramente oggi, con il certificato, non più con la qualificazione, deve essere persona estranea rispetto a coloro i quali hanno realizzato gli impianti e anche all'imprenditore che ha realizzato il processo produttivo. Anzi, deve dichiarare di non essere in conflitto sia con gli uni che con gli altri. Questo è il concetto, per cui persona estranea, completamente estranea al processo produttivo. È in conflitto, più conflitto di quello, se non può essere neanche il direttore lavori, figuriamoci il proprietario, come può essere sicuramente. Ma dai, volevo riprendere il discorso del collega che prima forse supponiamo 2006, in Lazio che chiama una via che non esiste, attestazione non esiste, la banca finanzia l'immobile, l'esecutato non ha pagato nemmeno una rata. L'atto sarebbe nulla, che cosa succede? Insomma, qua si inquadrano due normative che si incrociano insieme. Allora, io dico che chi compra in subastazione c'ha sempre il rimedio dei 120 giorni, però ci imbattiamo. C'è la prima fase, ci si incarica di fare la verifica. Andiamo a verificare la via esiste, quindi già siamo. L'altro si è stipulato sulla scorta di una cooperativa con permesso di costruire, non paga perché non la la banca l'ha finanziata. L'altro è vero, la banca 785. Allora, la banca che cosa ha finanziato? Cioè, se vogliamo fare i ricami ce ne stanno tanti da fare sopra. L'altro è nullo, ma è nullo per una destinazione diversa. Sì. Però per la destinazione originale forse vale. Forse vale. È vero, perché sicuramente non è una mansarda, ma è un deposito. Bene, e per deposito forse è valido. Bene. E se viene subastato l'immobile, fatemi capire. Poi l'acquirente può fare la sanatoria. E forse sì. E allora forse probabilmente abbiamo risolto il problema. O no? E poi vi dico di più, se l'immobile è stato costruito dopo il 2001, ma c'è per allora io stavo dicendo ci stiamo la legge regionale per cui il disagio abitativo il sottotetto può essere condonato, per cui diciamo che stiamo su un fenomeno che si inquadra su una nullità parziale dell'atto collegato non ad un'assenza globale bensì ad un'assenza relativamente alla destinazione. Allora c'era il volume nell'ambito del progetto, era un deposito, un sottotetto deposito e tale può essere negoziato. Quindi il perito dirà guarda, vedi che abitazione non lo è, perché non è stata nessuna fatta nessuna via, è progettualmente un deposito. Poi lo strumento della sanatoria c'era cioè l'esecuzione e quindi poi sarà il sottostesso problema. Io quello che vi invito a dire è che parlare delle comunità degli altri a volte è piacevole perché dà la principale difesa in totale, però non è proprio giusto, sto scherzando, però a volte c'è il principio di voler salvare l'altro, vedere qual è lo strumento giuridico per salvarlo, non per affossarlo, perché se no incominciamo a dire che nell'ipotesi vostra e nulla là, il mutuo è stato preso male, perché se uno l'altro non c'è ipoteca, allora l'esecuzione non si può fare e dove vogliamo arrivare? E allora significa che qualche cosa già dobbiamo inventare. Oh, e allora sicuramente quello può valere per quello che è stato autorizzato. C'è un difetto della quantitas dell'immobile, la destinazione, che è una destinazione diversa, ma non c'è un'assenza globale della concessione. Questo almeno è che possiamo prendere. Fortemente i sottotetti sono volumi tecnici e poi vengono utilizzati successivamente. Quindi c'è un quadro urbanistico anche diverso sul sottotetto. Sul sottotetto rispetto all'abitazione. Se non si trasformano e si parla di differenza di tubolo, la trasformazione, non posso essere deduta. Assolutamente sì, tra l'altro, anche se si sfrutta il condono regionale, comunque si deve pagare la tubolo rossa. Sì. E qui c'è anche uno stato urbanistico in quella zona. No, non c'è dubbio. E quindi oneri e costi hanno pagato. Ogni costo. Vabbè, ma di questo un altro convegno. Allora, se mi consente una cosa. Ma visto che sei stato stinto, allora capire dietro
No, se vi consentono voi, voi, voi vediamo che siete stato scritto. E noi vediamo, non lo so, è apparezzato dopo, vedi? Non sapevi che non era apparezzato dopo. No, volevo dire, giusto una battuta, mi pare che questa qua sia una platea decisamente più effervescente della... è piacevole, perché uno si confronta. Tocca a voi un po'. Ma giusto una battuta, perché poi avrei voluto così non vi deconcentrate per... La prossima volta affronteremo una sessione di tipo specificamente tecnico. Volevo soltanto riportare la vostra attenzione sul cruscotto energetico, che è un po' questa serie di figurine che compaiono sulle varie attestanti, certificati che riscorrete. Quello che è chiaro, anche per tornare sui temi della valutazione che sono stati toccati, ci sta spazio per una crescita professionale interessante. Il dato importante è che qui c'è stata una sorta di voler esprimere in termini più chiari i numeri che sono presenti sulla documentazione. Quindi l'indice globale di cui dovete tener conto, dar conto, è la prestazione energetica raggiungibile, che è una composizione dell'EPI, prestazione per riscaldamento e prestazione per acqua calda. C'è una sorta di calcolo che bisogna fare. Si arriva alla fine ad un numero che è la prestazione energetica globale espressa in kilowatt a metro quadrato per anno. Che significa questo? Quando viene fuori una classe B come questa, di una zona climatica che sia di fare una delle nostre zone, e viene fuori questo tipo di numero, 56 kW, significa che se fosse energizzata ad energia elettrica, dovete moltiplicare questi 56 kW per quello che è il costo del kilowatt. In questo caso andiamo a finire a qualcosa di più o meno 6-7 euro al metro quadrato per anno. Cioè, tradotto, pesato per la zona climatica, per il certificato, la tipologia di fabbricato A, B, C e D, voi avete a occhio rapidamente una stima di consumo al metro quadrato per anno. Vuol dire che un fabbricato di questo tipo, se fosse riscaldato l'energia elettrica, costerebbe per 100 metri quadrati circa 700 euro annuo. Bene? Quindi l'elemento comparativo è questo. A differenza della documentazione che veniva eseguita precedentemente, che è un dato cumulativo, questo è un dato differenziale, per cui vi risulterà facile confrontare un fabbricato con un altro, anche se non sono completamente omogenei. Altro dato importante, di cui bisogna tenere conto, e poi lo vedremo nel dettaglio, è il concetto di trasmittanza periodica, che entra in gioco per quello che riguarda il condizionamento estivo, mentre invece la trasmittanza resta connessa al problema del riscaldamento invernale. Condizionamento estivo, entra in gioco il concetto di trasmittanza periodica. C'è da precisare che la prestazione per raffrescamento ancora non entra in gioco nell'attestato di certificazione energetica, lo sarà prossimamente. Questo tipo di concetto è un po' una linea guida per scegliere i materiali di isolamento, quindi vedremo esattamente quale può essere più o meno un criterio per capire se un determinato tipo di materiale può essere conveniente rispetto ad un altro tipo di materiale. In buona sostanza, più è denso il materiale isolante, più possiamo aspettarci un comportamento con un'inerzia termica elevata, il che vuol dire se quella parete viene per esempio riscaldata alle 9 di mattina, se il componente è più denso, avremo una trasmissione del calore all'interno con uno sfasamento orario, e questo è uno degli indici che verrà pesato. Io la chiuderei qui per quello che riguarda la parentesi tecnica e rimando poi al collegio l'organizzazione di un evento specificamente tecnico. Se ci stanno dei chiarimenti in mezzo, possiamo notare qua, forse era, dicevo io, da parte dei soggetti certificatori, che in effetti per le regioni che non hanno recuperato si parlano di liquido, di liquido. Dobbiamo esigiare la possibilità di individuare chi sono i soggetti e tra questi ci sono sicuramente. Diciamo che semplicemente al momento i giovani possono partecipare a questo business. Ma questo è chiaro. Perché poi la cosa che sta stato qua, l'articolo 4 dice tale compito resta affidato a successivi decreti presidenziali che definiranno i requisiti professionali
e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica. Per cui adesso non possiamo prevedere il decreto che cosa ci dice. Però sicuramente il fatto di aver fatto già questo corso, probabilmente quello che seguirà anche dal punto di vista tecnico, o altri che vi possano qualificare sotto questo aspetto, potrà essere preso in considerazione ai fini di un accreditamento professionale. Una sicurezza. Se la regione non farà qualche leggina, quindi bisogna. Ma a proposito di questo. Questo penso di sì. Allora, a proposito della regione, perché il presidente prima ha fatto riferimento al cosiddetto piano casa. E lì dentro c'è qualche cosa. E lì dentro forse c'è qualche cosa. Però questo piano casa hanno reinserito, e questo per questo non è passato ancora, hanno reinserito il libretto del fabbricato. Nel libretto del fabbricato vanno messi tutti quanti gli impianti, gli elementi certificati. Bene, c'è stata un'incostituzionalità dichiarata del libretto del fabbricato e tra l'altro c'è una spinta da parte della Confedilizia di non far passare. Oh, questo è il concetto. Allora, noi abbiamo proposto evidentemente delle modifiche, perché il testo del disegno di legge che è arrivato sulle nostre scrivanie, diciamo, della commissione notarile che dà consigli in sede di legiferazione regionale, ci siamo riuniti e abbiamo dato delle piccole indicazioni. Indicazioni che sono state pure recepite, ma il concetto è di base, perché se non deve passare il libretto del fabbricato, va riscritto tutto quanto il disegno di legge, perché l'articolo che lo prevedeva era pregnante e prevedeva anche l'ipotesi della cubatura in più, prevedeva. E là abbiamo fatto delle, più che delle modifiche, perché non fa parte del nostro potere andare a modificare questo, ma delle indicazioni in sede interpretativa, scriviamo meglio, perché sennò non si capisce a che cosa si riferisce per dire la parola edificio o cosa di questo tipo. Per cui ci sono delle diatribe di tipo politico se far passare o non far passare questo piano casa. Noi saremmo contentissimi che passasse e forse con essa anche un concetto nostro campano del certificatore ai fini dell'attestato di certificazione energetica, però sta un po' sub giudice e soprattutto sub interessi di parte, per cui questo vi dico, noi siamo solo esecutori. Lei mi ha accennato al fatto della competenza professionale. Si devono affiancare le due figure, quella della competenza degli impianti, nel caso dei geometri, visto che non siamo competenti per gli impianti elettrici, per gli impianti di riscaldamento, dovremmo avere affiancarci poi un perito. Quando si supera le sei capi, il potere contrattuale adesso delle organizzazioni, ecco, dei però il discorso è allora nei fabbricati si supera, ci vuole il progetto dell'impianto, ma superiore alle 6 capi per l'impianto elettrico. Oppure l'impianto di riscaldamento 35 kilocalorie della caldaia. In alcuni casi se viene bisogno di 37 è quantificato, è necessario, non dovrebbero mai niente, altre cose che fanno. Perciò però comunque fino a quei limiti tranquillamente ci stiamo. Allora io la domanda la faccio a voi, ma potete certificare o no? Sì, energetico, certificato che tiene conto sia del progetto ma anche dell'impianto, infatti lo dice apertamente il nostro passo e di verifica e dice questo, mi sembra proprio pregnante assai questo discorso, il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze,
ove il tecnico non sia competente nei campi sopracitati, non è il caso che alcuni di essi escono dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione, ma firmando insieme il certificato. Assolutamente sì, però il problema, però chiedo scusa, i parametri oggi di essi riportati sono relativi a un aspetto progettuale della qualità della costruzione. Quando entrerà in gioco il problema del raffrescamento estivo, per cui si parlerà di impianto, di condizionamento, allora bisogna tenere conto anche di questo tipo di fatto. Quindi, oppure per esempio sul pannelli solari, oppure assolutamente sì, sulla cosa sanitaria, sull'acqua di riscaldamento, per sanitaria, per cui egli deve operare in collaborazione con altro tecnico di abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Certamente, perché poi chi ha pesato il contributo dell'acqua sanitaria che è relativa all'impianto, mentre il gioco è profondamente pesato nella professione. A volte un lavoro da fare in collaborazione. Se c'è un passaggio, ma ci stiamo collegando con 20 appartamenti, ci sono una serie di impianti particolari, che ci vedono che ci sono, non abbiamo fatto, c'è un impianto, c'è una volta in collaborazione con le stesse figure, non gli stessi soggetti, ma le stesse figure professionali che hanno. Ma se parliamo di fabbricato di circolazione, quelli della nostra competenza, che noi siamo competenti, che dice la io lo parlo, non faccio un progetto. Come nel condominio, però, la singola abitazione va certificata. Ancora meglio, ancora meglio. Un attimo solo, devi tornare al condominio. Il condominio è un condominio che si rispetta. State con le medesimali, le tabelle, regolarmente prescritte. La situazione della certificazione energetica prevede che singolarmente ogni appartamento deve fare la sua certificazione. Questo potrebbe ribaltare la famosa tabella A sui valori degli immobili. Per quanto riguarda, quindi potrebbe essere necessario il cambio delle quote millesimali. Il cambio di queste quote millesimali segue lo stesso iter di oggi, cioè l'unanimità dei condomini, oppure il singolo condomino che si ritiene danneggiato o privilegiato può far cambiare le quote millesimali. Allora, chiediamo un po' alla gente. Il certificato energetico non può incidere sulle tabelle degli esterni. Non incide, perché è relativo al consumo energetico dell'unità. Come abbiamo detto, una classe A, vale più della classe C, se io mi trovo con una ristrutturazione in un condominio di due o tre appartamenti che dal concesso di categoria di basso, io ho vinto che non c'è questo. Ecco, però il discorso non c'è da fare. L'ipotesi che è un condominio, dobbiamo vedere se gli impianti sono separati o separati, perché oggi sono tutti separati, allora non incide assolutamente nulla, perché il consumo sulle scale o sulla manutenzione non incide per niente. L'unica ipotesi che potrebbe incidere è l'ipotesi che c'è un impianto di riscaldamento ancora centralizzato, perché in quella ipotesi là, indubbiamente, chi ha messo i doppi infissi, faccio l'ipotesi, dovrebbe avere un risparmio anche a livello generale sull'energizzazione dell'intero fabbricato, ma è un'ipotesi quella residuale rispetto all'altra. Se ognuno c'è il proprio impianto di riscaldamento, ma che cosa dobbiamo cambiare? Ma secondo me, se nasce questo problema, perché lo sbagliazione con il rimane al mondo, perché l'appartamento si trova in una determinata posizione rispetto alla votazione. È già stato valutato, è stato valutato. Le tabelle vanno soltanto per le cose comuni e sulle cose comuni non c'è nessun risparmio, nessuna cosa, perché l'illuminazione sarà sempre la stessa, se c'è un'energizzazione sarà sempre la stessa, è soltanto all'interno dell'unità. Questo mi porta a dire che nei condomini non si può fare un discorso unitario, ma si deve fare appartamento per appartamento. Invece al fine di una verifica catastale, per quanto riguarda questi tipi di appartamenti che si richiedono nell'arco degli anni, potrebbe modificare la cosa, cioè nello stesso. Ma ho capito che tu ti riferisci alla classe catastale. Ma la classe di questo fatto di energizzazione siamo proprio andati con la gente, non ci pensano proprio. Il fabbricato è vecchio, rimane che la classe è vecchia, il fabbricato è nuovo, anche
non c'è niente da fare, perché quando per esempio un fabbricato ristrutturato viene a avere una classe diversa, ma quando mai? Rimane sempre con la classe vecchia di partenza. Quindi in teoria a livello di valutazione di mercato. Ma quella non è una valutazione di mercato, è una valutazione fiscale, quella della vendita catastale, perché l'Italia per i coefficienti sarebbe per altri fini. Ai fini del mercato si valuta il costo, l'ubicazione, quella è un'altra cosa. Normalmente stiamo adesso su fenomeni come minimo qua in Filippina di 1 a 3, 1 a 4. Si è andato in teoria una forchetta tra i vabbè, io sono a vostra disposizione per qualsiasi cosa, se volete dei dubbi interpretativi sull'esperienza che vi accingete a fare, io sono a vostra disposizione. Per quel che può essere, chiaramente, non ho fatto squisitamente tecnico, ma un caso che riguarda la stipulazione notarile, e il consiglio che posso dare nasce un po' dallo studio, che non è solo mio, ma del Consiglio Nazionale, di coloro che hanno scritto, e anche questi che voi avete, sono un po' un ripensamento su tutto quello che in questi due anni la classe notarile, la nostra professione ha fatto e ha elaborato, arrivando a certi risultati. Chiaramente se nasce il caso specifico bisogna affrontarlo di volte coppe, un po' con raziocinio, un po' basandosi sull'esperienza, ma non è facile modificarlo per iscritto, per questo che mi sono fatto. Volevo ringraziare il notaio per tutto quello che ha detto, ma sicuramente penso che lo coinvolgeremo anche nella nel fatto catastale, dal punto di vista catastale, perché noi come sapete abbiamo una commissione catastro che comunque ha operato in qualche modo, qualche problema lo ha risolto, faceva cenno lei qualcuno insomma che sulla rapidità, ma c'è ancora qualche problema, comunque c'è un ufficio insomma con il quale si può sicuramente parlare, mentre io ricordo tempi in cui assolutamente non era possibile proprio avere nessun tipo di contatto, per cui probabilmente se mi fa piacere io appena anche perché è arrivata una circolare che metteremo subito sul nostro sito, circolare del Consiglio Nazionale, per quanto riguarda i depositi per i secondi tipi di frazionamento, che c'è ancora questo problema insomma di quello che si deve fare, come si deve fare eccetera, dovrebbe delucidare su questi aspetti e non solo. C'è un'intesa anche tra il Consiglio Nazionale, la Cassa di Previdenza e l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, per la trasmissione di quanto sarà prodotto il piano casa, la trasmissione di queste pratiche via telematica. Quindi c'è questo accordo di protocollo di intesa. Ci sono alcune novità catastali, tra cui il DOCFA 4, insomma, che dovrebbe non modificare sostanzialmente grandi costruzioni, sono probabilmente sugli indirizzi e sui formati delle piantine. Per cui avremo sicuramente una commissione apposita per questo e tra le altre cose insomma, sicuramente potremmo fare riferimento al Presidente per alcuni aspetti anche tecnici quando riguarda i casi particolari, lei diceva la volta scorsa, c'erano dei casi particolari di interpretazione dell'ufficio su quando ci sono fabbricati. Io prometto, tra l'altro, proprio nel tema del piano casa, io vi prometto la mia collaborazione, perché siccome ho partecipato un po' alla stesura anche di questa normativa, un po' bloccata, come ho detto prima, però qualcosa la conosco e l'abbiamo già studiata. Tra l'altro pensavamo anche di fare un convegno proprio sul piano casa regionale che si prevedeva dovesse essere approvato, poi l'ho detto perché scivolava, il 28 luglio. Avevamo già previsto la data di questo convegno notarile, ma chiaramente esteso ai tecnici e ai professionisti che sono interessati, e quindi voi lo siete senz'altro, e doveva essere fatto il 30 settembre. Chiaramente ancora adesso noi non siamo in grado di poter conoscere il testo definitivo del piano casa campano, e voi lo sapete bene. Per cui dico, laddove dovesse essere elaborato questo discorso, noi senz'altro faremo qualche evento. Ecco, questo è quello che vi volevo dire. Come Consiglio Notarile del Regno, forse come Comitato Notarile regionale della Campania.
Quindi se non ci sono altre chiarimenti e domande potremo sicuramente sciogliere la situazione. Grazie.